Pronto? Pronto? Maestro, in linea? Sì, scusate un attimo, per favore. Allora, sette spose per sette fratelli? Sette spose? Ma che state facendo, scusi? Io e Scalambro stiamo giocando al gioco dei mimi. Ah, dei mimi? Lui mima, io devo indovinare il titolo del film. Vabbè, un attimo, che finiamo. Allora, sette spose per sette fratelli, non è? No. I sette samurai? Come? No, Mario, non è corretto, però. Perché? 7 più 7 le super tette non vale. Avevamo detto che i film porno non valevano. E allora sei un truffaldino. Maestro, avete finito di giocare? E lei ha finito di rompermi? No, vabbè, ma perché è così adirato, scusi? Perché ha perso il gioco dei mimi? Vuole stare zitto, per favore? L'unico utilizzo utile per la sua bocca è quello di stare chiusa per contenere la fuoriuscita di quell'alito fetido che è dentro di lei. Grazie, maestro. Lei si ostina a suonare lo xilofono sul mio apparato testicolare. Lo sa? Pensi che se Immanuel Kant l'avesse conosciuta non avrebbe né scritto né pensato nulla, secondo me. Avrebbe impiegato tutto il suo tempo per prenderla a calcio. Vabbè, lo devo dire. Le chiediamo scusa, non intendevamo irritarla. Lei è veramente, lo sa che cos'è lei? No. Una ghiandola produttrice di ormoni maschili e cellule seminali maschili. E cioè, scusi? Un coglione. Eccola, sono io scemo a chiederglielo. Vabbè. Glielo devo dire? Sì. Scusatemi, ma devo andare al corso di lettura orientativa tibetana ora. Scusi, non è per me. Cos'è la lettura orientativa tibetana? Ovviamente, lei non la conosce. No, devo essere... D'altronde il suo quoziente intellettivo è pari a quello di un gelenderato. Non possiamo pretendere di più. Sì, vabbè. Allora... Cretino, sì, mi senti? Prego. Con la lettura orientativa tibetana riesco a leggere e pende fino a 2000 parole al minuto. Incredibile, quindi è un metodo di lettura che funziona, insomma. La cognizione esatta del concetto a volte sembra essere nebulosa davanti alla penetrazione dei sillogismi attraverso i neuroni che popolano la massa cerebrale, dunque la difficoltà di aprire la mente davanti a una tale massa di ragguagli si palesa sovente. E cioè? Che non capisco una minchia. Ecco, sei tradotto. Vabbè. Senta, maestro, ci racconta un aneddoto interessante della sua vita? È obbligatorio. Beh, sarebbe un bel gesto, però. E dai. Voi e me. Questo scemo. Scalambro, se deve dire qualcosa, la deve dire un poco più piano e lontano da me. Mi fai la cortesia. Perché mi hai sminghiato un orecchio, lo sai? Anche a me che sono qua. Se tu parli col megafono vicino al telefono dove ci sono io, che a sua volta è collegato con la mia cuffia, a me mi sminghi il timpano, lo caro... capisci? Agatò! Minghi, continui! Telefono. Scalambro Bozzi! Diciamo le cose come stanno, Sì, Dicevi, scusa, Manlio, che stavi dicendo? E come vuoi, voi e me! Niente, più forte di lui. Lo sai che stava dicendo? No. Eh? No, cosa? Non ho capito io. Niente, tu mi hai chiesto un... Sì, un aneddoto. Esatto, mi suggeriva di raccontarvi di quella volta che io e lui, Scalambro, fummo aggrediti, pensate, da un bidello sunnita dell'università di Damasco a colpi di otri in belle di cammello pieni di sabbia. E come mai, scusi, maestro? E perché il maestro stava tenendo un seminario. Un seminario? Sì. Dal titolo Perché le unghie dei piedi crescono più lentamente di quelli delle mani. Ci credo. E poi scusi. Anch'io gliel'avrei. E poi cosa è successo? Niente, che dopo 3 ore e 47 il bidello si è rotto la minghia e ha tentato di tramortire il filosofo. Grazie, maestro. Grazie della sua sapienza e saggezza.